È approdata all'interno del Parlamento nazionale la vicenda dello sfratto disposto dall'ASP di Agrigento nei confronti dell'associazione Onlus Agape di Sciacca. È stato il senatore Rino Marinello a parlarne nel corso dei lavori, auspicando un ripensamento del provvedimento disposto dal massimo dirigente della sanità in provincia di Agrigento, Mario Zappia. Qualche giorno fa, infatti, l'associazione ha ricevuto una formale lettera con la quale l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento comunicava la cessazione con effetto immediato del rapporto di locazione che durava da ben 20 anni. Questo atto ha gettato nello sconforto le famiglie dei disabili riuniti nell'associazione Agape, che temono di vedere disperso il grande lavoro fatto in questi ultimi 20 anni, che ha consentito notevoli miglioramenti sociosanitari agli utenti e un alleggerimento della pressione verso i familiari stessi. Nel locale in questione, infatti, vengono svolte importanti attività di socializzazione, inclusione e integrazione, quali laboratori di cucina, ceramica, teatro sociale, giardinaggio, musica e didattica. Tutte queste attività, portate avanti con dedizione e passione, grazie all'impegno delle famiglie, dei volontari e dei generosi sostenitori, consentendo peraltro di sopperire alla totale assenza sul territorio di strutture sociosanitarie come i centri diurni per disabili. Aggiungo peraltro che l'ASP di Agrigento, nella stessa formale lettera, ha chiesto il rilascio del locale e lo sgombero dei mobili entro e non oltre 5 giorni, una modalità che si commenta da sola. Tengo anche a precisare che, come previsto dal contratto, l'associazione Agape è tenuta al pagamento del relativo canone di tutte le spese inerenti alla fruizione del locale, ovvero le utenze di luce, gas, acqua, telefono e pulizia. Ho ritenuto utile e opportuno portare in aula al Senato questa delicata vicenda per due principali motivi. Innanzitutto, per auspicare un urgente interessamento dei competenti organi, ovvero Regione Sicilia, ASP di Agrigento, al fine di arrivare ad un ripensamento della decisione o comunque all'apertura di un tavolo congiunto per concordare una soluzione positiva, anche per evitare la brusca interruzione delle attività con pesanti ripercussioni sull'utenza fragile. Il secondo motivo è anche per questo caso rappresento una palese dimostrazione di come il mondo del volontariato, soprattutto quello locale, venga troppo spesso ancora considerato come una Cenerentola o quasi una presenza minore sul territorio. Niente di più sbagliato. Le associazioni di volontariato, sto completando, rivestono un ruolo fondamentale per la coesione sociale e per l'assistenza delle persone più fragili, sopperendo in molti casi anche alla carenza di adeguati servizi sociosanitari pubblici. Una vicenda che è rimasta ferma allo sfratto annunciato nelle scorse settimane, quello che si sarebbe dovuto concretizzare entro 5 giorni, allo scopo dichiarato da Mario Zappia di fare posto al SERT. Uno sfratto al quale però i dirigenti dell'Agape, con in testa il presidente Angelo Geramita, aveva risposto sfidando l'azienda sanitaria provinciale, ritenendo illegittimo quel provvedimento. Fatto sta che al momento l'Agape in effetti non si è mossa, anche se nel frattempo, ferma restando la speranza di rimanere all'ospedale, il presidente Geramita ha chiesto al comune di Sciacca di avere almeno la disponibilità dell'edificio che un tempo aveva occupato la scuola rurale situata in contrada Sovareto.